Alla fine della prima parte, sei contento dei ragazzi, di quello che hanno effettuato sul campo di gioco e su anche come hanno risposto? No, sono contento dei ragazzi perché stiamo lavorando duro, stiamo facendo due sedute al giorno e i ragazzi sono tutti abbastanza disponibili. Si può dire che diciamo questi giorni si sta lavorando duro, però sono abbastanza contento. Ci sono ragazzi che si sono infortunati oppure sta andando tutto bene? Speriamo di continuare così, ancora infortuni non ci sono, speriamo di proseguire in questo modo. E la seconda fase quando inizierà? Il 16, prima di andare a giocare la partita in Coppa, inizierà la seconda fase, che continuiamo ancora a fare due sedute al giorno fino al 18. E poi man mano lavoreremo a scendere in base alle partite. Mister Galati, lei è stato quello che ha portato il guardavalle in eccellenza, è vero? La prima volta nella storia calcistica del guardavalle che è andata in eccellenza ero io allenatore, questo è vero. Quindi poi è andato via quando il guardavalle è sceso in promozione? Sono andato via l'anno che è retrocesso, che già l'ho pure incontrato l'avversario che era a Terranova. Lei pensa che con questa rosa di giocatori dove può arrivare il guardavalle? Guardavalle deve fare disputare, c'è bisogno di nascondersi, dobbiamo disputare un ottimo campionato e dobbiamo disputare sicuramente, cercare di centrare l'obiettivo dei playoff. Grazie. Prego.